Buongiorno amici, oggi sono venuta a trovare Renato Maltoni Video Produzioni perché è un giorno speciale, 10 febbraio. Oggi è il compleanno di Luca Bergamini e io personalmente gli volevo fare gli auguri, ma soprattutto gli volevo fare una grande sorpresa. Io Luca ti faccio i miei più sentiti auguri da parte mia, da parte dei tuoi figli, della tua famiglia, di tua mamma, di tua suocera, di tutti coloro che ti vogliono bene, anche dagli telespettatori che mi hanno già scritto in tanti, per cui ti facciamo veramente tantissimi auguri, ma la cosa più importante è questa sorpresa. Auguri Luca. Buon compleanno, nonno Luca, ti voglio bene. Amici, buongiorno, buon mercoledì 10 di febbraio a tutti quanti. Allora, prima di iniziare, volevo ringraziare il mio amico Renato che quando sono entrato qui nello suo studio di registrazione mi ha messo sulla musichina di tanti auguri. E voi direte perché? Perché oggi è il mio compleanno e allora lo voglio festeggiare insieme a voi, così in questo mercoledì 10 di febbraio. Quanti sono? Vi chiedete? 54. Cominciano a pesare ragazzi, eh? Comunque un abbraccio, grazie Renato, grazie alla tua famiglia. Volevo ringraziare anche i miei nipoti, Alice, Marco e Dario, i miei figli Elisa e Cristiano, mio genero Michele, la mia nuora Valentina e soprattutto Anovella, la mia moglie che mi sopporta ormai da 32 anni passa. Comunque grazie Renato per questa bella accoglienza che mi hai fatto oggi nel tuo studio di registrazione, ma voi a casa invece state aspettando la musica, perché lo sapete, abbiamo iniziato questo percorso dedicato alla stagione 18-19, dove sabato in prima serata, ore 21, sabato 13, potremo rivivere tutti insieme con il nostro studio, con i nostri giudici, ci sarà anche Novella e soprattutto ci sarà Giorgia Montevecchi, che insieme a lei rivivremo tutte le sfide che ha avuto con tutti i concorrenti, ma soprattutto ci racconterà anche di quello che sta combinando, perché sta facendo tante belle cose e soprattutto sta scrivendo tante belle canzoni. Allora, adesso partiamo da Giulia Vicini. Giulia Vicini è arrivata anche lei in finale insieme a Giorgia, a Mattia del Popolo e adesso mi sta sfuggendo Michael Castellani. Mannaggia, Michael, non mi menare, ma non mi veniva. È arrivata in finale, ci ha fatto ascoltare tante belle canzoni. Mando un abbraccio alla famiglia Vicini. Allora, che dite? Andiamo? Musica, Giulia Vicini. Myself longing for change.
at times I fear myself. I'm only deep in waters of diving. I'll never meet the ground. Rush to the surface, we'll be guitarists. We far from the shallow now. In a shallow, shallow, in a shiny, shallow. Questa era la nostra Giulia Vicini. Allora, una bella canzone, andiamo indietro negli anni, 2009, usciva il CD Ritratto e la canzone che voglio farvi ascoltare è proprio questa, che dava il titolo a questo CD Fortunato. So che siete affezionati a questa canzone, ce la andiamo ad ascoltare e poi torniamo qua ancora a parlare dei nostri ragazzi, edizione 18-19, Ritratto. Ieri, Franco Bergamini, vera tradizione. Oggi, Luca Bergamini, pura emozione. Luca Bergamini, energia, ballo, passione. Divertimento assicurato, emozione pura. Questa notte non finirà. Luca Bergamini, uno spettacolo indimenticabile. Gente che in questa piazza vuole dipinta la sua somiglianza. Io vivo proprio lì, in quella stanza, e per la vita mia ne ho abbastanza. Ma questa sera il destino ha quel colore divino, lei che con lui si avvicina, tela, pennello e china. Guarda, lui
saprà mai della mia stanza. Poi fra di noi ci fu la lontananza e solo adesso qui tu sei riapparsa. Ma questa sera il destino mi fa riaverti vicino e darò intenso colore al mio perduto amore. Dipingerò anche a te il tuo ritratto, dipingerò quel che un tempo tu m'hai fatto e scenderà dai tuoi occhi verso il basso una lacrima che di Eccoci qua, amici, avete cantato Dipingerò. Che bravi, che bravi. Io sarei curioso di venire a casa vostra per vedere quando guardate, quando dico tutte ste stupidate. Se sorridete dite, ma Bergamini, ma smettila. No, lo so che mi volete bene. Poi oggi, ragazzi, dovete fare i bravi, eh? È il mio compleanno, dovete trattarmi bene, mi raccomando. Poi da domani potete ritornare a insultarmi, no, sto scherzando, voi lo so che non lo farete mai, so che ci volete tanto bene, ma anche noi vogliamo bene a tutti voi che anche in questo anno difficile ci siete sempre stati vicini, ci avete sempre seguito con affetto e lo dimostrate giorno dopo giorno. Allora, Chiara Salvi, stagione 18-19, continuiamo questo nostro percorso, ci andiamo ad ascoltare la nostra Chiara, che ci ha regalato anche lei delle belle canzoni. Ciao Chiara, Chiara Salvi, vai, facci cantare. Il tempo che si fece
penso tanto, lo sai, ti sento tanto. Viaggia, la mente nei ricordi miei. Viaggia, viaggia, avvolta nella nostalgia di te. Come la luce di un diamante. Brava Chiara, questa è la nostra Chiara Salvi, mi raccomando, ricordatevi sabato ore 21 avrete modo di riascoltare tutti i nostri ragazzi in delle belle clip che abbiamo preparato in esclusiva per voi, ma soprattutto per fare tanti racconti con Giorgia, con Emanuela Cortesi, avremo tante belle sorprese, mi raccomando, ore 21, sabato 13, non prendete impegni perché c'è l'omaggio alla stagione 18-19, la mia prima edizione di Degni di Nota. Allora, chiudiamo questa puntata ricordando Emily Arpino, perché Emily Arpino aveva già partecipato a Degni di Nota, aveva partecipato in questa stagione, in questa mia prima stagione 18-19. Vedrete un cambiamento incredibile, perché chi ha visto quest'anno Emily nella stagione 2021 ha visto una ragazza. Nel giro di 2-3 anni ha fatto questo cambiamento, da bimba, la mia principessa la chiamavo, a questa splendida ragazza, bella anche da principessa piccolina, bella adesso, però con tanto affetto ve la voglio far vedere. Emily Arpino. Capiremo chi siamo senza dire niente, sembrerà normale. Immaginare che il mondo scelga di girare attorno a un altro sole. È una casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire da niente come un fiore fino alle radici. Il mio regalo per te da dissetare e crescere. E siamo montati. E poi ci toglieremo i vestiti per poter volare più vicino al sole. E nella casa senza le pareti da costruire nel tempo, costruire da niente. Siamo fiori, siamo due radici che si dividono per ricominciare a crescere. E siamo montagne a picco sul mare. Al punto più alto impariamo a volare e poi ritorniamo giù. Lunga discesa pericolosa senza difese, ritorniamo giù. Thank you.
camminiamo su lungo discese pericolose, senza difese, ritorniamo giù a illuminarci come l'estate che adesso brilla. Avete visto che principessa, eh? Dicevo sempre la mia principessa. Allora Emily, un abbraccio anche a te. Allora, siamo arrivati alla fine anche di questo mercoledì 10 di febbraio. Mi raccomando, noi ci vediamo domani 12:50, come sempre grazie a Videoproduzioni Maltoni, a tutta la famiglia e tutto lo staff di Degni di Nota e Teleromagna, a Orogel, questa grande azienda, da Luca Novella e i miei ragazzi. Buona giornata, ci vediamo domani ore 12:50. Buona giornata. Occhi tuoi, c'è la vita che ora vorrei, non ho ancora però il coraggio di confessartelo, ma ora o mai più ti dirò quel che provo per te, ed in punta di piedi lo sai, sto provando a raggiungerti. A raggiungerti ad un passo da te. Io non posso lasciare che tutto svanisca in un attimo. Sì, io troverò quella forza nascosta che è in me, per svelarti quel che ho dentro al cuore. Io non voglio perderti, non voglio perderti. Da te, ad un passo dal cielo, se il mio dolce segreto ti toccherà il cuore, mi porterai via con te, anche il nostro destino così cambierà, potrò darti la felicità, non pensarci poi stringimi forte, poi dimmi di sì. Troverò quella forza nascosta che è in me, per svelarti quel che ho dentro al cuore. Io non voglio perderti, non voglio perderti. Ad un passo da te, ad un passo dal cielo, sei il mio dolce segreto.